anche da nostri laureati, le imprese, i gruppi di ricerca, le start-up e le università vicine. Il rilievo della manifestazione, il successo di questa manifestazione di ricerca selezionata, avremo 40 progetti PON, avremo 60 start-up, istituzioni nazionali, locali, oltre quindi 700 colloqui che noi abbiamo programmato. Di queste che hanno contribuito attivamente alla realizzazione di questa iniziativa. Dal MIUR, Invitalia, Camera di Commercio, di Salerno, e sono certo, questa mia certezza, che questo è un appuntamento costante che possa proporre. Tutto il mio saluto e il saluto del Ministro a questa importante iniziativa. Volevo ringraziare il professor, il magnifico professor Tomasetti, e mettere insieme la ricerca, la conoscenza con le imprese. Ed è un evento che ci gratifica molto come Ministero, perché è con le nostre imprese, di dare forza ai nostri territori. I nostri territori sono importanti, e anche con tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa, e spero che sia soltanto l'inizio per un nuovo modo di creare relazioni, una realtà importante sia dati. Innanzitutto un saluto al magnifico sottosegretario di Stato, onorevole Dunche, un ringraziamento particolare per l'esperienza di questa tanti di voi lo sanno, scherzando, lo dicevamo qualche minuto fa, lo sono sempre stati. Credo che tra le start-up che oggi si presentano c'è qualcuno che abbia scoperto di diritto di questo. Dal principio questo ateneo si è caratterizzato in questo modo per una grande partecipazione. E quel che sono e quel che sono tanti i giovani saremo confusi, quindi la parte diciamo del tessuto confusia la rappresenta. Anche un po' spanato la testa loro sull'importanza dei social network. Per trovare lavoro ho pensato di raccontarvi quello che faremo, quello che abbiamo fatto con qualche hashtag. Poi se avete voglia anche di quello che abbiamo coinvolto, le università, le collaborazioni, cioè noi più o meno ogni volta, ogni forum abbiamo registrato la nascita di un centinaio di nuove collaborazioni. Qual era la sfida delicata? Non creare un clone del forum di Bologna. In tre giorni faremo veramente di tutto, in parte abbiamo già cominciato a fare di tutto. Che cosa succederà in questa borsa del Tech for Sud? Intanto si parlerà di tante cose. Parleremo di comunicazione con l'associazione di comunicatori, di trasferimento della conoscenza come hashtag un po' unico, tap, spin-off. Le parole chiave saranno veramente tante. Ci sono anche i numeri, un po' diceva prima il direttore Tomasetti, io do dei numeri diversi perché in realtà la situazione ci è un po' sfuggita di mano, questa è la diciamo, possiamo anche discutere. Invece della presenza del sottosegretario e quindi per dare un taglio diverso alla realtà. Ho poi le attività, vedere i sogni dei conti, cerchiamo tutt'altra mentalità e una pressione al rischio, sicuramente una pressione al rischio manualistica direi. Chiudo qua, se poi c'è la possibilità di fare se non intervento, anche per il suo prestigio personale, per piacere a rispondere alla domanda che c'è. Se la spesa pubblica è più bassa perché è generata da un finanziamento o un trasferimento più basso, tant'è che il governo molto correttamente, devo dire, il ministro si sta impegnando su una cosa che non è stata sempre sottovalutata, cioè il costo standard. Lo studente deve costare allo stesso modo la metodologia come a 30 euro. E questo invece ha una significata, una differenza molto significativa. Primo. Secondo, le università non si qualità uniforme al titolo di studio. C'è anche un fatto di appartenenza al sistema accademico. Noi non risentiamo di differenze, ne abbiamo soggezione alcuna rispetto alle università, altre università, che sicuramente saranno molto meglio organizzate anche per aspetti storici e altro. Però apparteniamo tutti al sistema mondo del